Don Silverio e mestiere fu pastorare. In tempo Natale, indovì che San Gregorio Armena tenne una putuchella cieni pastura. E tutta giornata se ne sta, con pacienza e con passione, a impastare bambiniella, zambugnare e pocorella. Stamattina, caso strano, la gente si parlava sola e a così sottrasuta. E la Giudetta, lei Silvè, ma che fai? Parlerà sola? No, ma che dici? Sto parlando con chi sti facendo? Caro, dopo tanti anni onorato servizio, von fa sciopero. Ma chi? Come chi? I pastori. Nei Silvè, tu fossi sciomonuto. Io sono sciomonuto. Sta a sentire, sta. Magica, e che vega! Tutte le pasture arruotate, alla vannara, come una pazza, ma sono scucciata, basta, non ce la faccio più, sempre con queste mani dall'acqua fredda, voglio la lavatrice. L'osto, pusanno fiasche di vino in coppa tavola, dice, è una vita che va ingannanzi a rete a portavino, voglio il self-service. Pur l'anciuliella la coppa grotta si lamenta e dice basta questa puzza dopo e l'asinello, qua ci vuole il riscaldamento e non manca l'ora in maggio che scendendo la coppa cammella fa mi fanno male i rini, qua ci vuole l'aereo. Gesù, Gesù, Silvè, ma sto su nanno. No, purtroppo sui tempi che sto cagnando. E che ha già fa? Chi ha fa? Come chi ha fa? Piglia una mazza e scopa e dall'angava a sti pasturi. Tutto può cagnare. La tradizione Natale, no. Bene, buonasera cari amiche e cari amici di Radio Ernica, radioernica.com. È Giuseppe Russo da Via delle Case Nuove ad Anagni che vi parla. Sì, da Via delle Case Nuove ad Anagni, non è... Non siamo a Spaccanapoli, siamo qui ad Anagni, ma siamo in compagnia con Adele Dell'Acqua, che appunto è originaria di Procida. Noi la conosciamo perché come radioernica.com ci siamo occupati di lei come poetessa, abbiamo appena ascoltato la recita di una sua poesia O Pasturaro, ma Adele Dell'Acqua insieme al marito, al suo marito, naturalmente sono impegnati anche nell'iniziativa La Via dei Presepi. E la signora Adele adesso ci illustrerà quello che è la sua, la realizzazione di famiglia, il gioiello di famiglia, il suo presepe napoletano. Bene, signora Adele, allora ci entriamo nel merito del presepe. Che cosa rappresenta questo angolo di natività? Allora, questo è, diciamo, un classico presepe napoletano nei pastori, perché se guardiamo un po' l'ambientazione vediamo delle case antiche, quindi ci riporta indietro nel tempo agli anni 50, quando si viveva nelle case ed il Natale era un'armonia, era uno stare insieme. Basti guardare qui, per esempio, in questa casa, una povera casa dove non può mancare sul comò, il famoso comò, il presepe. Poi arricchita da questa cucina dove c'è di tutto, povera gente sì, ma la quarta famiglia alla quale non manca niente. Poi di sotto è rappresentato il forno con la cucina, una locanda, e non può mancare per noi napoletani il personaggio di Totò, che fa la sua bella mostra là nel mangiare gli spaghetti, mentre la signora gli porta anche la classica pizza napoletana. E caratteristica dei vicoli di Napoli, anche a Procida negli anni passati c'era il castagnaro, quello che per strada riscaldava le persone col suo cuppotiello, quello infatti noi lo chiamiamo il cuppotiello,
con le castagne, quindi col freddo le signore tenevano in mano questo coppetto e si riscaldavano, oltre che a gustare queste squisite castagne. Non può mancare l'oste che porta il vino. Però noi abbiamo voluto arricchire il nostro presepe anche con personaggi anagnini, perché adesso viviamo qua ad Anagni, e allora abbiamo voluto omaggiare questo paese che ci accoglie, quindi ci ospita, con alcuni personaggi proprio del luogo. Questo per esempio è Nico, il ragazzo del forno Ambrosetti. Dentro invece c'è proprio Massimo Ambrosetti nell'atto di infornare il pane. E poi non può mancare l'icona della Madonna delle Grazie, sempre di Anagni, e il Signore che rivolge una preghiera di pace e di bontà. Il classico pescatore, è perché la vigilia di Natale si è soliti mangiare tutta a base di pesce, il nostro Zimonaco, che ha fatto il suo giro e infatti sta ritornando al suo convento ricco di roba buona da mangiare per i suoi orfanelli. Questo personaggio invece noi lo chiamiamo la Pacchiana, cioè quella bella signora prosperosa che si ferma a parlare con tutti nel mercato. Qui invece ci sta il fruttivendolo che gli pesa anche a un buon prezzo la zucca, la signorina che si reca a fare la spesa. Poi in quest'angolo invece troviamo i magi che mano a mano si avvicinano alla grotta. Un altro pastore classico del presepe napoletano è il Pulcinella. Infatti Pulcinella sul presepe napoletano risale proprio agli inizi del Novecento. Non può mancare chi affoga i suoi pensieri nel vino e quindi con la sua faccia beata beve e dimentica i pensieri. C'è il famoso oste che si arrabbia ad andare avanti e indietro col fiasco di vino, ma purtroppo deve servire i suoi clienti. Ecco qua, poi la parte più bella, diciamo, più classica è rappresentata appunto dalla Natività. La Madonna che imbraccia il bambinello, che ne fa bella mostra a tutti, e vicino gli zampognari pronti a raccontare la venuta di Cristo, annunciata appunto dagli angeli e dalla piccola stella che illumina i magi verso la grotta. Bene, questo il presepe curato nei minimi particolari dalla famiglia della Signora dell'Acqua. Come avete realizzato questo presepe? Innanzitutto interamente realizzato da voi? Tutto realizzato da noi, infatti le case sono state costruite interamente pezzo per pezzo da mio marito, però coinvolge un poco tutta la famiglia, perché noi abbiamo due figli che lavorano entrambi a Roma, che uno si dedica alla realizzazione, il progetto delle case, e l'altro ci aiuta con la pittura. Poi la maggior parte di questi pastori sono stati vestiti da me. Qualcuno invece è stato preso o comprato, così come per esempio la Pacchiana, però sia il fruttivendolo, insomma la signora qua, i magi, tutto vestito da noi. Noi a Napoli, sempre il vicolo di San Gregorio Armeno, ci forniamo di testa, mani e piedi che sono in terracotta. L'anima invece, basti guardare, è realizzata con del filo di ferro e canapa, di modo che si possono poi modellare. Questo è un lavoro, diciamo, di anni, perché noi prima realizzavamo, quando avevamo i bambini piccoli a Proce, realizzavamo dei presepi piccoli che noi possiamo ammirare attraverso queste foto, cioè dei presepi più piccoli con i pastori di terracotta. E poi mano a mano abbiamo avuto l'idea di realizzare un presepe più grande, quindi abbiamo cominciato a comprare questi pastori. Abbiamo iniziato dalla Natività e man mano, perché insomma sono pastori che hanno un certo costo, negli anni abbiamo poi acquistato tutti gli altri. Bene, ma
come mai il presepe a Napoli raggiunge la sua massima espressione? Che cosa c'è a Napoli che fa del presepe veramente una tradizione molto più diffusa che in altri posti? Sì, sarà proprio la strada, questo vicolo particolare di San Gregorio Armeno, dove ci sono tutte queste botteghe di pastori. Allora, questa tradizione risale, ripeto, agli inizi del Novecento. Prima si realizzavano però tutti questi pastori piccolini di creta, come possiamo vedere dalle foto, questi qua. Poi è venuto verso gli anni 60-70 il boom della plastica e quindi si sono incominciati a realizzare tutti questi pastori di plastica e questi hanno perso un poco valore, però quelli di plastica sono pastori, sì, è vero, più economici, però sono freschi e quindi il napoletano ha voluto riprendere in mano questa tradizione e quindi ha ricominciato a ricostruire questi pastori e poi ha riportato questi pastori del Settecento, facendo sì che con grande pubblicità di rafforzare di nuovo l'idea del presepe, perché se non c'è il presepe in una casa non si sente il Natale. I tempi sono cambiati. Per i ragazzini di oggi il Natale è voglio questo, voglio quest'altro, aspetto Babbo Natale. E quindi si è un po', diciamo, anteposto la figura di Babbo Natale a quella di Gesù Bambino. Allora, andando proprio in questo vicolo particolare di Napoli, portandola ai bambini, si ricrea proprio questa atmosfera, questo senso del Natale. E un'altra cosa bella che noi abbiamo sia a Napoli anche a Procida, che purtroppo qua terra proprio di pastori non abbiamo trovato, è stata proprio la figura degli zampognari. Venivano verso il iniziavano la novena di Natale dal 16 di dicembre fino al 24 e suonavano per le case e ognuno, cioè questi bambini gli andavano incontro e poi davano loro un'offerta. E anche il periodo dell'Immacolata facevano questa novena. Bene, bene, noi ringraziamo la signora Adele, facciamo i complimenti naturalmente a tutta la famiglia da parte nostra della redazione e da parte di tutte le amiche e gli amici di Radio Ernica e radioernica.com. Se possiamo esprimere una opinione su questo capolavoro, beh, potremo farlo rispondendo ad una domanda che faceva sempre Edoardo. Ti piace un presepe? Sì, complimenti signora. Ci piace un presepe. Grazie.